cuori d'amore. In certi momenti, in certi giorni, dal ventre al cuore alla gola mi sale lo sconforto, la disperazione per questa prigione, questo esilio fuori porta, fuori le mura del tuo castello, invisibili mura invalicabili, ma solo per me. Gli altri ti si avvicinano, ti parlano come niente fosse, inconsapevoli del loro privilegio. Come puoi dire se ho superato il limite? Un limite spaziale o temporale? Un qualche limite convenzionale? Non ti ho mai fatto nulla che non fosse amoroso e gentile. E sono sempre rimasto in dolorosa distanza, senza invaderti spazi di vita. E tu dici che ho superato ogni limite. E io non capisco. Ed è anche per questo che ci dovremmo parlare. Per capire le nostre parole. Una bianchina. Ti ho vista ieri da lontano, da giù, tu, lassù, sul balcone del settimo piano. Curavi con le mani delicate una piantina delicata in un vaso. Eri dolcissima, i capelli, le spalle, le braccia, il gesto. Ti ho amata di un amore tenerissimo, di un amore vero, che nessuno, né tu né altri, potrà capire. Ma ho capito io che per sempre sarà l'unico amore possibile con te, da lontano. Perché se mi incontri mi mandi via e dovrò portare con me fino alla morte il dolore del tuo irrimediabile, inaccettabile, straziato rifiuto. Torno talvolta a rivedere il prato ove le belle membra posasti nei volteggi di acroyoga. Al di qua dell'immagine, le tue spalle, il tuo collo, il tuo viso, un contorno ormai quasi confuso, ma nitida tu al di qua dell'immagine, nello spazio dove rimane precisa la sensazione, lo spazio dove è l'anima a vedere, e l'occhio a nostalgia, desiderio, speranza ancora contro ogni ragione di nutrirsi di te. Si intitola Almeno cantare. Pagina 51. Almeno cantare il mio amore per te è un diritto che mi prendo. Non vale mezzo bacio, lo so, ma è un diritto che mi prendo. Questo è un secolo duro. Dante, in questo secolo nostro, non sarebbe riuscito a scrivere la sua commedia. Donne sagge, femministe, politicamente corrette, pensose, lo avrebbero fatto impazzire. Beatrice è una normale ragazza qualsiasi. Beatrice è una donna che vive la sua vita, lasciala stare, non inseguirla più. Ma non è la Beatrice che hai in mente tu. L'avrebbero fatto impazzire con tutte queste idiozie della ragione, con tutte queste sciocchezze. Ma Dante e io sappiamo qual è la verità. Beatrice è creatura di cielo, e anche tu. Emozione forzata. Quale carro attrezzi può eseguire? E alla presenza di quali vigili urbani? E per quale intralcio, a quale traffico, la rimozione forzata di un amore? Ti cerco. Sì, ti cerco. Ti cerco per lo stesso motivo per cui Colombo salpò nell'oceano. Mi premeva conoscere la porzione di mondo al di là. La porzione di mondo che a me preme conoscere sei tu. Sei tu, comunque tu sia. Che tu sia America o India o Giappone, lo saprei approdando alle tue coste, esplorandoti. E so che sarebbe una dolce scoperta, sarebbe il mondo nuovo nel quale però ho vissuto da sempre. La cosa minima, pagina 61. In fondo, la cosa minima che vorrei da te è assistere al tuo esistere. Poter scrivere la tua vita come il più amoroso e attento dei biografi. Si intitola Il respiro. Non so se i poeti del 200 scherzassero con tutto quel mancare il respiro all'apparire di Madonna. In generale io non so mai se gli uomini scherzino. Certo, è uno scherzo l'abusato mozzafiato di pubblicitari e giornalisti, ma i poeti del 200 non so
Non so se tutta letteratura e la vita è un'altra cosa e se è sempre stato così. Non ho idea. È una cosa che non comprendo. Ti ho vista fra due scaffali in un supermercatino in corso Tortona alle 6 del pomeriggio di oggi, 9 novembre 2015. E ci siamo detti solo ciao, perché altro non vuoi da me. Ho sentito stringersi qualche cosa all'altezza del cuore e per alcuni secondi non sono riuscito a respirare. Poi, con un colpo di tosse, mi sono ripreso. Questa è la descrizione corretta, oggettiva, di quanto è accaduto. Non so se i poeti del 200 scherzassero, non so se è tutta letteratura quello che trovi in giro. Tu, a me, il respiro lo togli davvero. È un dato di fatto ed è anche un problema reale. Nella caffetteria Piccadilly di Corso Valdocco, il 14 aprile del 2016, verso le 9 antimeridiane, all'improvviso mi scrivo un congedo. Ti lascio questo libretto di versi e 100 altre poesie sparpagliate in altri libri. Ti lascio ore, giorni, mesi, anni di pensiero innamorato che tu, per fortuna, diranno e dirai, non hai percepito. Ti lascio il mio entusiasmo nel desiderarti. Rifarei tutto, non sono pentito. Nella caffetteria Piccadilly di Corso Valdocco, mentre berciano le secche impiegate di cose incomprensibili, di spese, e tu puoi diventare una di loro se vuoi, ne hai facoltà. All'improvviso ti scrivo un congedo. Non è andata fra noi. Questo amore deve restare un amore da lontano. E penso, in questo diafano mattino di moti e di rumori, che non solo tu, ma tutta la vita vivibile o vissuta restate per me un amore da lontano. Così gli idioti letterati sosterranno che sei un simbolo, che sei una metafora, un'invenzione funzionale a un discorso, che forse non esiste, idioti, idioti, tu esisti. Hai due larghi occhi preziosi, due mammelle delicate, un nome e due cognomi, come è d'uso in Spagna, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio nella stessa mia città. Non sei tu una metafora della vita, e vivere la vita che è solo un'astrazione.